Buondì fioi buonditoso, buonasera fioi buonaseratose, dipende da che ora guarderai il video. Come andiamo? Spero ben. Ciao a tutti, io sono Stene da Treviso, con furore e con... Bentornati su Stene Channel e benvenuti su Stene Live in versione flash, perché oggi devo essere velocissimo. Prima di cominciare, come sempre, state lì, è fantastiche, perché Stene Channel ha superato quota 10.100 iscritti. Un cifrone, grazie di cuore a tutti e a tutte, nessuno escluso. A proposito di tutte, benvenuto a una nuova partner, la mitica Miriam Piazza, idea sposa di Legnaro, via Romea 71. Fatevi un giretto sulla sua pagina Facebook perché veramente ci sono cose estremamente delicate, devo dire proprio la verità, di classe. Fatevi un giretto sulla sua pagina Facebook. Tornando ad oggi, vi presento un altro video a Marcord. Dopo il successo che ha avuto quello di Riccardo Paciocco, veramente grazie di cuore per le numerose visite, addirittura poi sono finito sul sito di Sky, per cui per me è stato un onore. Oggi invece vi propongo un evento che è successo il 15 maggio del 1994, quando il mio amico Damianone, nazionale e internazionale Longhi, alias Damiano Longhi, l'ex capitano del Padova, ha realizzato l'ultima rete ufficiale del Calcio Padova all'interno delle mura sul rettangolo verde del mitico stadio Appiani. Quindi, grazie alla disponibilità di Damiano, sono riuscito a realizzare questo riflesso filmato che vi propongo. Con l'occasione saluto anche tutti gli amici del gruppo Serie Chat Girone B e i fioi della pagina Facebook Passione Biancoscudata. Bene, mi congedo qui, lasciamo spazio alle immagini e come sempre, cosa dirvi? Che ve voglio bene, stiamo bene e ci vediamo al prossimo video o alla prossima live. Ciao a tutti! Questo servizio è offerto da... Ciao, sono Giada, la vostra nutrizionista del web. Seguitemi sul mio nuovo blog. Mi trovate anche su Facebook. Noi eravamo in lotta con Cesena, venivamo da quella punta là, avevamo alcune defezioni perché c'era fuori sia Galderisi che anche altri giocatori, quindi avevamo alcune persone, alcuni giocatori dei compagni titolari che erano squalificati e abbiamo affrontato l'Andria che era quasi salva, quindi diciamo che come partita da parte nostra non è stata bellissima. Anzi, forse hanno giocato meglio loro e hanno sbagliato anche un rigore, quindi è stata una partita molto delicata da parte nostra, però hanno dovuto fare un pareggio che alla fine era giusto, però con rammarico che essendo andati in vantaggio subito dopo 2 minuti hanno ripareggiato sul rigore. C'è stata una palla che comunque da un rimpallo e c'è, la palla è andata verso il vertice dell'area di rigore verso destra e Cartini ha anticipato l'avversario e l'avversario gli è andato addosso, quindi ha fatto fallo da rigore, no? Da quel momento in poi, sono passati 2 o 3 minuti, diciamo che io mentalmente mi sono proprio, pur essendoci più di 20.000 persone, perché comunque alla fine la Piani era stracolmo, con un'atmosfera direi stupenda e unica. Io mi sono, diciamo, mentalmente estraniato da tutti, perché comunque ho capito l'importanza della gara e perché comunque alla fine mi sono esclusivamente concentrato su quello che comunque doveva essere la sfida tra me e comunque il portiere, no? Quindi tutto il resto è come se l'avessi cancellato, ecco, da chi mi era attorno, dal pubblico. E quindi mi sono concentrato sulla mia rincorsa e
e come dovevo mettere il corpo per calciarla. Quindi diciamo che in quel momento là anche la curva, come ho detto prima, i tifosi per me erano come annullati. Dopo c'è stata una liberazione, quindi la mia visione è stata più panoramica e io mi sono anche lasciato andare su quello che comunque poteva essere un momento, un'emozione un po' frenata, e comunque la concentrazione doveva essere solo su un unico obiettivo e senza avere altre cose che potevano distrarti. Sera ho fatto una corsa verso comunque i due o tre compagni che comunque erano là, perché comunque alla fine gli altri dirigenti e alcuni tifosi, quindi in conseguenza è stato un abbraccio di gruppo, perché comunque alla fine tutti quanti stavamo lottando per un qualcosa di importante, no? E quindi di conseguenza al momento si pensava che quel gol fosse il gol della vittoria, e quindi di conseguenza è stata una gioia immensa per tutti, per l'obiettivo che comunque tutti quanti stavamo rincorrendo da diversi anni. Dopo un minuto c'è stato nuovamente un calcio di rigore per loro, e questa volta purtroppo l'hanno fatto, quindi di conseguenza la partita è finita in un pareggio dove, sì, ripeto, non è stata una grande qualità da parte nostra. Forse eravamo nel momento in cui quella partita le altre hanno dimostrato che fisicamente non eravamo al top, e quindi abbiamo giocato le ultime partite con i denti e con la forza di volontà, e logicamente con l'aiuto del pubblico, perché comunque alla fine nel momento in cui non arrivavamo mai con le gambe doveva arrivarci con la testa e con le motivazioni, quindi lì il gruppo ha dimostrato di essere al di sopra delle altre squadre. Magari in tanti non se lo ricordano, c'è questo tuo sfogo a fine partita. Logicamente, da una parte li capivo, però di conseguenza noi avevamo dato il massimo, quindi nel momento in cui una squadra dà il massimo e tutto quello che dà, logicamente uno un po' di rabbia tra virgolette ce l'ha, però è capibile. Io ho capito loro in quel momento là hanno capito tra virgolette meno il perché di quella prestazione, che comunque non è stata al top da parte di tutti, però ci sta, ecco, in quel contesto là. Però diciamo che nelle partite successive, malgrado ci sia stato sempre un po' di critica nelle altre prestazioni, perché comunque anche le altre partite non le abbiamo fatte al top della forma, però nel momento in cui siamo arrivati a dunque, i tifosi hanno risposto come hanno sempre fatto, quindi con l'amore verso di noi, verso la maglia, e quindi di conseguenza tutto quanto è andato a finire bene, però è andato a finire bene esclusivamente perché sia noi che i nostri tifosi c'è stato un legame e un patto che comunque alla fine è andato fino in fondo, e il raggiungimento di questo obiettivo di questa Serie A è stato frutto di questo patto tra noi e loro. Allora, per quanto riguarda il ricordo delle persone che io ho fatto l'ultimo gol, diciamo che non sono in tanti a ricordarselo. E per quanto riguarda invece il fatto che io sia stato l'ultimo giocatore ad aver fatto gol a Rappiani, diciamo che per me è una soddisfazione, perché per quanto mi riguarda personalmente, e penso anche per la stragrande maggioranza dei tifosi, Rappiani è il nostro stadio, e quindi lo stadio del Padova rimane e rimarrà sempre lo stadio Rappiani, almeno per quelli che hanno vissuto la mia epoca, ma anche quelli che hanno vissuto la precedente alla mia, quindi Rocco Scagnellato, Pin, Rozzi, via discorrendo. E lo stadio attuale, diciamo che comunque è meno riconosciuto, perché comunque è nato su altri aspetti che sono prettamente politici, quindi è un discorso che a me non mi interessa e non
voglio affrontare, non mi piace, ma come tutti mi adeguo, quindi di conseguenza sono felice di essere stato l'ultimo gol a aver fatto per la maglia bianco scudata, aver fatto gol, ma oltre a quello ne ho anche altri di aneddoti che comunque alla fine mi toccano e mi rappresentano, quindi diciamo che nella mia carriera personale del calcio Padova ho dei ricordi, degli aneddoti che sono unici e nessuno comunque potrà scalfirli, ecco. Il periodo è il periodo della pandemia e quindi logicamente è un periodo difficile per tutti quanti noi, sia a livello economico sia a livello personale, visto che quello che purtroppo è successo è delle vite che comunque sono state, ecco, le persone che sono mancate, quindi penso che sia un qualcosa che va oltre ogni tipo di parole d'altro, penso che comunque alla fine ci si debba fermare, tutti quanti noi dobbiamo fare un esame di coscienza e capire che se non capiamo questo momento di difficoltà e non vogliamo venire fuori, allora è finita per tutti, ecco. Quindi di conseguenza, essendoci questo obbligo comunque delle mascherine e via discorrendo, dei guanti e del fatto di igienizzarsi un attimino un po' tutto quanto in quello che facciamo, mio figlio, avendo un negozio di abbigliamento da bimbo, si chiama Brucomela, ha queste mascherine che sono da bimbo e anche da adulto, quindi sono personalizzate con vari colori, quindi senza me passano un attimino una cosa simpatica, comunque fare in modo di farle vedere con la massima tranquillità, senza dover star là e forzare un qualche cosa che comunque alla fine l'ho fatto unicamente per sensibilizzare, non ho voluto fare nessun tipo di spot per vendita o meno, ma unicamente per dare visibilità a queste mascherine, quindi nessuna forzatura.